Alleluia. Io non mi vergogno del Vangelo, dice la Scrittura, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Gloria a Dio. Cari della Basilicata, oggi noi stiamo vivendo tempi difficili, tempi bui dell'umanità. Ormai si stanno perdendo tutti i valori, la gente non ha più fede, le persone camminano nel buio, nel peccato, nella schiavitù di Satana, con peccati, vizi, cattiveria. Il cuore dell'uomo è diventato insensibile al richiamo di Dio. Gli uomini amano il male, il peccato, l'omicidio, il denaro. Ecco perché il mondo si sta autodistruggendo. Ma questa sera il Signore ci ha dato la grazia, la forza di venire a predicare il nome di Cristo anche qui, perché l'unica salvezza per l'umanità è nel nome di Cristo, non nel nome di una religione, perché gli uomini hanno inventato tante religioni, credenze, riti, dogmi, ma la salvezza è solo Cristo. Amen. La salvezza non la puoi trovare in una religione, nelle processioni, nelle statue, nei riti delle chiese. La salvezza è solo nel nome di Cristo, il Figlio di Dio, alleluia, venuto sulla terra, il Verbo fatto carne, il Re dei Re, colui che disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessun altro uomo né personaggio, nessun'altra persona ha mai potuto dire queste parole. Io sono la via, la verità e la vita. Amen. La via che porta in cielo, la verità che ci rende liberi e la vita che ci libera dalla morte spirituale è Gesù. E noi abbiamo bisogno di Gesù, gloria al suo nome, non di una religione, perché le religioni sono fatte per il business, ma Gesù è venuto per portare la salvezza. Le religioni impongono regole di cui la Bibbia non parla. La religione ti fa fare delle cose che la Bibbia non insegna. Perché io vi voglio dire questa sera, per cercare di aprire gli occhi a qualcuno, vi voglio dire: dove è scritto nella Bibbia di fare le processioni? Come mai tutti i paesi fanno le processioni? Portano in giro le statue, portano in giro le immagini, ma la Bibbia non parla di fare le processioni. Ma la Bibbia dice che l'unica salvezza è Gesù, Gesù Cristo, gloria a Dio. Gesù è l'unica salvezza, e per ottenere la salvezza dobbiamo credere in Cristo con il cuore, gloria al Signore, credere in Cristo direttamente. La Bibbia non dice di fare processioni, di credere in santi, di credere in sante, di avere statue, immagini. La Bibbia non parla di tutto, quella è la religione fatta dall'uomo. Ma il Vangelo è tutta un'altra cosa. Alleluia. È tutta un'altra storia. Il Vangelo è la rivelazione dell'amore di Dio, l'amore del Padre. Perché sta scritto che il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, Gesù. Ricordati questo nome, Gesù. Alleluia, Gesù, Gesù è l'unico salvatore, l'unica salvezza, l'unico redentore. Gesù ha detto: conoscerete la verità vi farà liberi. Il Signore Gesù ha pagato un caro prezzo per salvare
le nostre anime alla croce del Calvario, sul monte Golgota, alle porte di Gerusalemme. Il Messia si sacrificò per noi. Questa è la salvezza. La morte di Cristo può essere la tua salvezza, se tu credi. Ma devi credere con il cuore, devi credere con tutta l'anima, non solo con la bocca, non solo a parole, non solo alla domenica, ma ogni giorno della tua vita devi credere, confidare nel Signore Gesù che è vivente. Devi affidarti a Cristo, devi pentirti dei tuoi peccati, perché nel Vangelo sta scritto: pentitevi, convertitevi e credete nel Signore Gesù Cristo. Questa non è una religione, ma è una fede viva che ti porta ad avere un contatto spirituale con l'Onnipotente. Questa non è una religione che tu vai a messa la domenica o vai a messa quando ti ricordi, così ogni tanto vai lì e segui dei riti, delle cerimonie particolari, no, ma è avere un contatto con il Signore, con il Re dei Re, con lo Spirito Santo, perché anche se non lo vediamo con gli occhi del corpo, lo Spirito Santo è reale. Gesù ha detto: è come il vento che soffia, lo Spirito di Dio è come il vento che soffia. Il vento non lo vediamo, ma lo possiamo sentire su di noi quando il vento soffia. Così lo Spirito di Dio, lo Spirito del Signore, la presenza dello Spirito è reale se tu credi nel Figlio di Dio. Se tu credi nel Messia, crederai. Se tu veramente riconosci il Signore Gesù come unica salvezza, perché ti voglio dire questa sera, in questo breve messaggio qui, questa vita è passeggera. Non pensare solo alle cose terrene, alle cose materiali, popolo di potenza, non pensate solo al benessere materiale o al benessere del corpo o alle cose di questa vita terrena, perché noi siamo di passaggio in questo mondo. La Bibbia dice: a che giova se l'uomo guadagna il mondo intero ma poi perde l'anima sua? Queste sono le parole di Cristo. A che serve guadagnare il mondo intero? Le ricchezze, il denaro, il lusso, le cose materiali, se alla fine perdi l'anima. Gloria a Dio. Perché non hai creduto nel Signore Gesù. Cosa darai in cambio della tua anima? Cosa darai in cambio della tua anima? La salvezza dell'anima non si può comprare con miliardi di euro, con soldi, con dollari. La salvezza dell'anima si ottiene quando ti penti. Quando ti penti delle tue iniquità, delle tue malvagità. Alleluia. E quando credi nel Re dei Re, quando credi in Lui direttamente, perché c'è un solo Dio e un solo mediatore tra Dio e l'uomo, che è Cristo, il Figlio di Dio. Lui è l'unico tramite. Non serve pregare Buddha, non serve pregare Maometto, non serve pregare un santo, San Gennaro, San Pio, santo di qua, santo... Ci sono santi per tutti i colori. Ascolta, non essere ribelle, la vedi? Ma Gesù è l'unica speranza. Se muori, dove va la tua anima? Non ti stai scherzando. Io non sto scherzando. Se muori, dove va la tua anima? Vuoi che preghiamo insieme? Vuoi che preghiamo? Io sono lì. Vado con Cristo. Perché Lui mi ha liberato, mi ha salvato. Gesù ti vuole perdonare,
Gesù ti vuole guarire, Gesù vuole darti la speranza. Alleluia, credi in Lui, credi in Lui. Non pensare alle cose terrene. L'unica salvezza è Cristo. Cari della regione Basilicata, e vi voglio dire, Cristo è vivente, gloria al suo nome. Cristo è reale. Gesù non è una statua di legno, non crediate a quelle cose. Noi dobbiamo dire la verità. Gesù non è una statua, un'immagine. Gesù è una scultura di legno. Gesù è il re di legno. Ma se tu non hai un contatto con Lui, tu sei morto. Sei come un morto che cammina e non ti accorgi che stai andando alla perdizione, perché chi sta seguendo il peccato è morto. Dentro di te c'è la morte spirituale, dentro di te ci sono le tenebre, dentro di te c'è il peccato che ti separa dalla luce dell'Eterno. Ma se tu ti penti, gloria e a Dio, invochi il nome di Gesù Cristo, sarai salvato, sarai perdonato, liberato. Alleluia. Perché Gesù è l'agnello di Dio che si sacrificò per te e per ognuno di noi alla croce per togliere i nostri peccati. Nessun uomo ti può dare il perdono. È inutile che andate dai preti a chiedere perdono e poi uscite a peccare più di prima. Quante persone vanno dai preti a confessarsi, ma poi girano l'angolo e continuano a fare schifezze, brutture, peccati di ogni genere, adulterio, bestemmie, droga, rubano, mentono, e poi vanno dal prete a fare la sceneggiata. No, quello non ti serve. Gesù vuole entrare nel tuo cuore. Amen. Gloria al Signore. Cristo vuole liberarti dai legami del peccato, dalle maledizioni del peccato. Gesù vuole liberarti dall'inganno del diavolo, del vizio, del peccato. Se tu credi nel Signore Gesù, sarai salvato, perché nel sangue di Gesù c'è la redenzione. La Bibbia dice che il sangue di Cristo ci purifica da ogni peccato, ma bisogna riporre fede, fede. La fede è certezza di cose che non si vedono. La fede ti fa credere nell'invisibile, perché le cose che si vedono, le cose terrene e materiali, durano per poco tempo, durano poco tempo, ma le cose che non si vedono sono eterne. Alleluia. Alleluia, credi in Cristo.